Devo ammettere che mi ero preparato un video totalmente diverso su come farmare soldi, ma è stato patchato con la nuova patch 1.1.3. Quindi andiamo a fare un metodo più lento, ma comunque abbastanza fruttuoso. Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente. Oggi video extra su come farmare tantissime monete e anche, perché no, farmare qualche frammento insolito nei sotterranei. I frammenti insoliti però saranno la seconda parte del video, quindi andiamo a vedere come farmare tantissimi soldi già dopo la seconda medaglia del gioco. Siamo a Acquaripoli. A Acquaripoli c'è la possibilità di andare al Parco Concordia e a Parco Concordia c'è la possibilità di prendere il moneta amuleto. Il moneta amuleto, per chi non lo sapesse, è un oggetto che ti permette di raddoppiare i soldi ottenuti in battaglia. Quindi andiamo a Parco Concordia, entriamo, dirigiamoci tutta a destra, saliamo qui sopra e andiamo su per queste scale. In questa casetta ci sarà una Pokéball a sinistra. Dentro la Pokéball c'è il moneta amuleto. E quando il primo Pokémon in squadra lotterà e vincerà la lotta, la ricompensa in denaro sarà duplicata. Quindi, sempre dopo aver ottenuto la seconda medaglia, incontrerete Lucinda che vi darà il cercasfide. Questo prima di arrivare a Acquaripoli. Una volta preso il moneta amuleto, fate quello che dovete fare e se volete comunque iniziare a farmare fin dalle prime ore di gioco, dirigiamoci qui. Dirigiamoci a percorso 212, dove incontreremo questi due signori anziani che però hanno un fottio di soldi. Quindi cosa facciamo? Usiamo il cercasfide. La guardia vuole lottare, ma la guardia non è quella che mi interessa. Ogni volta che combattete contro il gentiluomo e contro la signora riceverete un certo tipo di ricompensa in denaro. Ad esempio, abbiamo battuto il gentiluomo e riceviamo 12.896 poche euro. Se non avessi dato il moneta amuleto sarebbero stati poco più di 6.000. Quindi, come ho detto, il moneta amuleto raddoppia la vincita in denaro. Andiamo sull'applicazione contapassi, inforchiamo la bicicletta e facciamo dei giri in tondo qui per arrivare a 100 passi e ricaricare quindi cercasfide. Eccolo qua. Premiamo il tasto sopra, dato che l'ho selezionato con il tasto più, e la signora vuole combattere. Ogni volta che combatteremo avranno i Pokémon più forti, ma questo solo se avete finito il gioco. Quindi se siete ancora alla seconda medaglia, il livello dei loro Pokémon sarà sempre intorno al 19. Non aumenterà mai. Queste lotte, se disattivate le scene di animazione, saranno sicuramente più veloci da affrontare. Hanno solo un Pokémon a testa, Madame e Gentiluomo, quindi ci metterete pochissimi secondi per terminare la lotta, specialmente se usate un Pokémon debole ai loro tipi. Oh, ad esempio ora vogliono combattere entrambi. Se affrontiamo entrambi nel giro di un minuto e mezzo senza le animazioni di lotta sarà anche più veloce. E ogni lotta saranno 12.000 monete a testa perché siete ancora alla seconda medaglia. Quindi 24.000 monete se riuscite a combatterli entrambi. Se invece li combattete post game, post lega, ognuno di loro vi darà oltre 16.000 monete per un totale di 32.600. Però magari questo metodo non vi piace oppure volete provare diverse lotte. Perfetto, da memoria inforchiamo la bicicletta e andiamo sul percorso 210. Io ho già diradato la nebbia, così non devo farmi perdere tempo a vedere io che dirado la nebbia con scacciabruma. Questo però è fattibile solo dopo aver preso la quinta medaglia, quindi andiamo sulle nostre, sui nostri strumenti assegnati, cerca sfide. Questa sarà sempre una sfida in doppio, non è fattibile una sfida singola contro loro due, sempre in doppio. Hanno un Gyarados e un Raichu, certo. Sono al livello 27, mi sembra che questi allenatori non salgano di livello dopo la Lega, quindi non avrete sicuramente problemi a batterli. Mi raccomando, disabilitate le mosse di animazione così non dovete soffrire più di quello che è necessario. Una volta vinto ci daranno un premio in denaro di ben 26.784 poche euro. Questa lotta è piuttosto veloce e se magari siete già
un po' più progrediti nel gioco, siete tipo alla quinta medaglia e preferite affrontare una lotta in doppio sicura che vi dà sempre 26.000 monete piuttosto che affrontarne magari solo una che ve ne dà 16.000, beh, questo è il posto che fa per voi. Mentre per la seconda parte del video parlerò dei frammenti insoliti. Vi lascio anche una clip dei frammenti misteriosi che appunto ho detto all'inizio video che stavo farmando questi frammenti e se ne possono trovare in quantità illimitate, ma sono molto molto rari. Io ad esempio ho avuto la fortuna in un'ora, e credetemi è una fortuna in un'ora sola, trovare due frammenti grandi e tre frammenti piccoli. Eccolo! Quindi insieme alla clip vi faccio vedere anche il frammento misterioso piccolo. Però va detto che entrare nei sotterranei per cercare questi frammenti insoliti è meglio se ci si entra con la connessione internet, ovvero entrarci appunto tramite internet. Si può comunicare con persone provenienti da qualsiasi parte del mondo e man mano che sia voi che loro trovano dei diglett possono aumentare la barra che si carica appunto nei sotterranei e le attività all'interno della mappa diventeranno sempre più fruttuose. Quindi quando andrete a scavare in un punto del muro dove si può picconare, troverete più facilmente oggetti rari e quindi anche ancora più facilmente frammenti misteriosi. Magari ci impiegherete una giornata intera per tanti frammenti quanti avete bisogno, o magari ci metterete pochissimi minuti. Però se ci entrate in cooperativa mondiale con internet appunto, sarà molto più facile e molto più veloce e anche più piacevole. Quindi siamo al Parco Rosa Rugosa, parliamo con la prima signorina che incontriamo qui e mi fa: puoi scambiare frammenti insoliti con delle piastre. Scambiamo. Io ho solo una piastra, piastra degli esordi. Servono per catturare i tre regi. Comunque devo ancora completare alcune porzioni di gioco, quindi ho solo una piastra. Posso spendere tre frammenti insoliti, che ne ho 5, o un frammento insolito L e ne ho 2. Ovviamente il frammento insolito L vale come tre frammenti piccoli. Quindi o ne spendo 3 o ne spendo uno grande, la cosa non cambia, sempre piastra degli esordi ricevo. E se avete notato, lo sprite di piastra degli esordi è particolare, non tanto per il colore ma per la forma. Ricorda la cassetta di un Game Boy Advance. E le altre piastre, ho avuto la possibilità di vederli da altri content creator, hanno la forma di un gioco del Game Boy Color, del Game Boy vecchio, Game Boy Pocket praticamente. Quindi è un bellissimo riferimento. Ad ogni modo io vi ringrazio per aver seguito anche questo video. In descrizione trovate i link che vedrete passare anche a schermo. Se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!